Seconda tappa XC Running qui a Villa d'Adige. Il tempo era previsto molto brutto, per adesso addirittura fa capolino un po' di sole, speriamo lungo tutta la manifestazione. Ci puoi dire qualcosa di questa seconda tappa? Allora, seconda tappa molto veloce, siamo sulle golene dell'Adige, quindi sarà una tappa interamente in pianura. Saranno due giri in mountain bike e uno di corsa a piedi per un totale di circa 18 km per la corsa per la bici e 7 km per la mountain bike, per la corsa a piedi. Vediamo una partecipazione numerosa malgrado le previsioni meteo, e questo ci fa molto piacere, anche perché quest'anno abbiamo visto che tanti sono quelli che si sono iscritti a tutto il circuito. Esattamente, molti iscritti al circuito quest'anno rispetto agli altri anni, e oggi purtroppo qualche assenza a causa tempo, ma insomma dai, ci sta, va benissimo. Allora, seconda tappa oggi, il primo novembre, giovedì, siamo di nuovo sul campo a Rivoli, circuito serratissimo. Giovedì siamo a Rivoli, il 4 siamo a Cava Prati a Verona e chiudiamo poi l'11 novembre a Garda con l'MB. Allora, speriamo in uno svolgimento con questo tempo che regge e ci vediamo alla fine della gara. Certo, speriamo che tenga il tempo e dai, in bocca al lupo a tutti gli atleti. Ciao a tutti, a dopo. Buongiorno a tutti, siamo qua a Villa d'Adige insieme all'amministrazione comunale e chiediamo a loro qualche informazione sulla gara di oggi, vale a dire che sta per partire, quindi siamo in attesa. Intanto, a nome dell'XC Verona, ringrazio l'amministrazione comunale per averci dato la possibilità di essere qua. Cosa pensa di questo movimento che stiamo facendo qui in questo paese? Intanto buongiorno a tutti quanti. Siamo noi a ringraziare voi per aver scelto ancora Villa d'Adige per il secondo anno consecutivo per la vostra manifestazione. Un bel evento, un bel percorso che è stato organizzato, l'abbiamo visto prima, e soprattutto un ringraziamento va a chi si è prodigato per l'effettiva riuscita di questa manifestazione, quindi Giordano e con il suo locale, con la pizzeria Prima Vale. Speriamo che sia un bel evento, che tutto prosegua nel migliore dei modi. Perfetto, noi speriamo di esserci anche il prossimo anno, anzi ci impegneremo per esserci anche il prossimo anno, naturalmente con l'accordo dell'amministrazione comunale. Siamo qua, siamo ospiti e naturalmente la ringraziamo per averci dato questa possibilità, e chiedo anche a lei due parole su questo tipo di manifestazione. Allora, per me questa è la prima volta che partecipo a una gara di mountain bike. Spero solo che il tempo mantenga un po', perché così i concorrenti potranno arrivare al traguardo senza tante difficoltà, diciamo. So che il percorso è abbastanza tosto, perché fra la bici e la corsa a piedi penso sia abbastanza dura. C'è da sudare, ma dicevamo prima di Giordano che ci ha ospitato qua alla pizzeria Prima Valle, gli ha preparato un buon risotto, quindi saranno contenti dopo questa partenza di arrivare, asciugarsi e mangiare il risotto. Speriamo solo che il tempo tenga, ma dai, speriamo bene. Grazie a tutti, grazie a voi. Grazie a voi e buona gara. We'll be right back.
Ok, siamo qui alla conclusione di questa seconda tappa dell'XC Running qui a Villa d'Adige, per il secondo anno qui. Adesso possiamo dirlo, siamo stati veramente fortunati perché la giornata era prevista veramente piovosa, ma non poco, e invece ha tenuto lungo tutta la giornata. Vuoi raccontarci un pochettino come è andata la giornata? Beh, allora direi il tempo ci ha veramente graziato, siamo stati molto fortunati, un centinaio gli iscritti, naturalmente qualcuno è rimasto a casa giusto per il tempo, per la paura della pioggia, è andato tutto bene, gara molto veloce, diciamo che è andato tutto bene, siamo contentissimi di come è andata la giornata oggi. Circuito con tappe serrate quest'anno, infatti giovedì 1 novembre siamo di nuovo a Rivoli. Esattamente, giovedì siamo alla Mesa Bike, rivisitata per l'occasione, alleggerito nel percorso giusto per evitare quello che erano gli ostacoli, ma soprattutto la tecnicità del percorso di Rivoli, e quindi altra bellissima tappa da fare, da correre, da guidare. Quest'anno 5 tappe, le prime due possiamo dire che sono andate bene, speriamo in un bel numero anche nelle prossime tre, finale a Garda, prima a Cava Prati. Esattamente, ci fermiamo a Cava Prati domenica 4 novembre, cioè domenica 4 novembre sarà la quarta tappa, ci fermeremo a Garda l'11 novembre nella struttura dell'MB Garda Sport e di Gardacqua, e gran finale come sempre, noi speriamo nel sole, Garda ci ha sempre portato fortuna, quindi speriamo bene che anche quest'anno ci sia il sole. Perciò ringraziando il tempo, ringraziando gli organizzatori, il comune, e tutti gli sponsor, diciamo che è andata bene anche questa seconda tappa XC Running. Assolutamente sì, vi aspettiamo nelle prossime tappe e naturalmente speriamo che nel tempo. Grazie a tutti. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero, non esiste niente, prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever.
tuo impegno merita il meglio. Etic Sport, sempre un passo avanti.